Si può considerare la manifestazione leader del progetto La città dei bambini, la città da giocare, che quest'anno si svolge domenica prossima, 28 maggio, in Viale Gramsci dalle 15 alle 19.30. La scelta di Viale Gramsci è importante perché evidenzia l'intento di riservare importanti spazi ai bambini da parte della città di Fano. Qualcosa è stato fatto, assessore Barbara Brunori, però in questo campo si può fare sempre di più. Cosa ne pensa? Assolutamente sì. Noi ripetiamo dopo 29 anni questo modello di città da giocare, perché abbiamo veramente l'intenzione di destinare sempre più spazi pubblici proprio al gioco dei bambini, ai bambini. Creare una città per bambini significa una città che è per tutti, quindi renderla sostenibile in tutte le sue parti è sicuramente una missione a cui noi stiamo puntando. E grazie anche a questa bellissima giornata, dove interverranno 55 associazioni, ricordiamo, tra associazioni culturali, sportive, ludiche, ma anche realtà proprio del territorio, come diciamo realtà che ci accompagnano in questo viaggio, è molto bello perché il bambino, grazie proprio alla partecipazione e alle diverse esperienze, riesce anche proprio a orientarsi e quindi a capire anche quelli che sono i suoi bisogni e le sue versatilità. È un modo per mettersi alla prova. Si dice che però una sola manifestazione non basta. In realtà ai bambini si pensa tutto l'anno? Sì, noi ci pensiamo tutto l'anno perché veramente sono tantissimi i progetti attorno a quello che è la città dei bambini, nel senso dal modello della scuola ci andiamo da soli, quindi in tutto quello che poi è un processo di autonomia, dove il bambino deve avere la possibilità di raggiungere lo spazio della casa, lo spazio della strada, lo spazio della città, lo spazio degli amici in piena autonomia e in sicurezza. E quest'anno vediamo il museo che si affaccia su Viale Gramsci. Qual è l'idea di questa nuova presenza? L'idea è quella che la città da giocare ha sempre collaborato col museo, ma il museo restava nei suoi spazi. Invece questa volta, proprio nella zona del Pincio, c'è questa novità della città da giocare che sarà dedicata alla cultura, all'arte, attraverso iniziative delle scuole e anche iniziative del museo, in cui faremo un laboratorio molto simpatico che si chiama Cappelli Capitelli. Sono dei modi per far imparare e approcciare la cultura giocando, perché non c'è miglior modo. Il museo è una cosa viva se noi lo rendiamo vivo, e quindi questo è il nostro intendimento e la volontà è quella di coinvolgere bambini e ragazzi e portarli sempre più negli spazi della cultura che sono fondamentali. Quest'anno abbiamo anche sperimentato il laboratorio per i bambini 0-3 anni, ha avuto un grandissimo successo e vorremmo che diventasse un appuntamento fisso, perché anche i piccolissimi possono andare al museo e stare bene.